Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono contentissima di sapere che le novità portate al canale vi piacciono. Se non sapete di cosa sto parlando, sono passata da 5 video a settimana a 3, sperando che appunto possa piacervi di più guardare 3 video a settimana piuttosto che 5. E in contemporanea ho aperto un canale dei vlog, ve lo lascio qui sopra se siete interessati e volete andarlo a vedere. Già vi siete iscritti in tantissimi, il che mi rende davvero felicissima. Prima di parlare troppo di cose che non c'entrano nulla di questo video, iniziamo con il video di oggi, che sarà la recensione della palette di W7 Blazin, credo si dica Blazin, non sono sicura. Questa palette costa esattamente 4,99 € sul sito di Maquillalia. Ovviamente, come al solito, dipende da dove la prendete, il prezzo può variare, e W7 non è acquistabile soltanto su Maquillalia, ma su tutti i siti che rivendono la marca. Credo, non ve lo so dire con sicurezza perché non vorrei dirvi una stupidaggine, che non sia disponibile nei negozi, ma potete acquistarla soltanto su internet. Sto provando diverse cose di questa marca, sono rimasta piacevolissimamente sorpresa dalle loro matite labbra. Anche su quelle ho fatto un video, ve lo lascio cliccabile qui. Sto parlando di matite labbra che costano 1 € e sono fantastiche. Se siete interessati, andate a vedere quel video perché sono veramente bellissime. Ritornando alla nostra palette, questa qui dovrebbe essere un dupe della nuovissima Naked Heat di Urban Decay. Ora, io non ho la Naked Heat per poterle confrontare, però quello che posso dirvi è: ovviamente vi parlerò della qualità di questa palette e bla bla di tutto quello che vi dico sempre. Stamattina mi sto impaperando a parlare, non so per quale motivo. Però quello che posso dirvi è che la selezione colori è sicuramente molto simile a quella che c'è all'interno della palette Naked Heat di Urban Decay. Ora, vi ripeto, io non ho quella, quindi non posso confrontare la qualità dei due ombretti, però sicuramente se non volete spendere 50 € per quella palette, mi rendo conto che non tutti possono farlo, 50 € per una palette sono tanti, sicuramente questa qui può essere una bella alternativa. Ora vi faccio vedere gli swatches, partiamo dal colore più chiaro che si chiama White Hot, poi c'è Matchstick, Volcano, Strike It, Hot Stuff, Hot Sauce, Lava, Sizzle, Burn, Alarm, Hot AF, Muy Caliente. Questi qui sono i 12 ombretti contenuti all'interno di questa palette. La palette contiene anche un doppio pennellino, da una parte c'è la spugnetta, invece dall'altra parte c'è un pennellino. Questo coso lo butto via subito, l'ho tenuto soltanto per farvelo vedere appunto nella recensione, ma non è un pennello che userò sicuramente. Quello che voglio dirvi è che il packaging è carino, l'unico problema è che la palette si è rotta subitissimo. Ovviamente pagando la palette 5 € non mi aspetto un packaging fantastico, ma anche se si rompe in questo modo non mi dà particolarmente fastidio. Quello che mi interessa sapere è come sono gli ombretti all'interno. Calcolate che ci ho provato in tutti i modi a rinfilare il piruletto qui dentro, però non ci riesco e quindi ho deciso che la terrò così, anche se appunto aprendola devo staccare l'altra parte, non mi interessa particolarmente. Il packaging è di latta e la cosa strana è che all'interno c'è tipo una specie, vedete, di spugnetta, non so neanche dirvi che materia, sì, sembra tipo una spugnetta, nella quale sono infilati tutti quanti gli ombretti, quindi tutta la scatolina risulta molto leggera perché questo qui è davvero leggerissimo. Ora spero di non rompere tutti gli ombretti per infilare la spugnetta dentro, ok? No. Il trucco che ho realizzato oggi l'ho fatto usando interamente questa palette, quindi vediamo subito come l'ho realizzato. Ho cercato di utilizzare quanti più ombretti possibili, appunto per farvi vedere come lavorano e come si applicano. Ho preso il colore più chiaro, luminoso, e l'ho messo sotto il sopracciglio e leggermente sull'angolo interno. Poi ho preso Matchstick e l'ho messo su tutta la palpebra per facilitare l'applicazione successiva degli altri ombretti. Nella piega dell'occhio, come colore di transizione, ho applicato Strike It. Per intensificare la piega dell'occhio, ho utilizzato Hot Sauce con un pennello più piccolo. Ho intensificato maggiormente la piega dell'occhio per dargli ancora più profondità con Alarming, che è un bellissimo colore. Su tutta la palpebra mobile ho applicato con il polpastrello Hot Stuff. Nella parte inferiore e nella parte esterna ho applicato Hot AF.
e poi ho sfumato tutta la rima inferiore con Volcano. E questo qui è come ho realizzato il trucco Windows. In questo momento ho applicato una riga di eyeliner, mascara e ciglia finte ed eccomi qui. Iniziamo a parlare degli ombretti. Allora, secondo me questa palette è davvero davvero carina, anche per il prezzo che ha, ma se fosse costata di più, tipo 15 euro, ve l'avrei consigliata lo stesso, perché secondo me gli ombretti qui dentro sono davvero carini. Iniziamo dal colore più chiaro, questo qui che è White Hot. Allora, è carino ma non eccezionale, nel senso che è un ombretto che non è tanto pigmentato, quindi è carino se viene applicato in modo leggero in alcuni punti per dare un tocco di luce. Io ad esempio l'ho applicato sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio, però non vi aspettate un colore super mega luminoso, super vibrante, non è così questo colore qui, appunto vi dà giusto un tocco di luce. Se cercate un ombretto chiaro da mettere su tutta la palpebra mobile, secondo me questo colore non è adatto. Per quanto riguarda gli altri colori luminosi, che in totale sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 colori luminosi compreso appunto il chiaro, gli altri sono molto molto carini, però devo dirvi una cosa, secondo me si applicano meglio con il dito che con il pennello, nel senso che con il pennello non hanno no, non vengono fuori saturi come se lo applicate con il dito, perdono un pochino di intensità se vengono applicati appunto con il pennello. Il mio consiglio è di utilizzare il vostro polpastrello e di pressarli sulla palpebra mobile. In questo modo gli ombretti sono davvero davvero carini. Per quanto riguarda i matte, ragazzi, nulla da dire, sono veramente carini, si sfumano benissimo, si applicano benissimo. Sono gli ombretti più belli del mondo? No, non sono gli ombretti più belli del mondo, sono bellissimi? Sì, sono davvero carini. Si applicano davvero bene, si sfumano bene, si abbinano bene insieme. C'è la selezione colori della palette che diciamo devo attribuire il merito non tanto a W7 ma più che altro a Urban Decay, perché sappiamo benissimo che questa palette è il dupe di quella di Urban Decay. La selezione colori è molto carina e tutti gli ombretti qui dentro si abbinano bene tra di loro. Potete prendere qualsiasi ombretto e miscelarlo insieme e verrà fuori un trucco carinissimo. L'unica cosa che devo dirvi è che sono tutti a base aranciata, quindi se non vi piacciono i colori caldi o comunque che si vede che sono arancioni, potete vedere benissimo dal trucco che ho fatto oggi, questa palette sicuramente non fa per voi. Se invece siete come me e adorate gli ombretti che contengono arancione e che sono super caldi, sicuramente amerete questa palette. Altra cosa super positiva è che gli ombretti non sono per niente polverosi. Io da una palette che costa poco, non so per quale motivo, non ho idea se pressare di più gli ombretti costi di più e quindi nelle palette economiche non lo fanno ovviamente per farle uscire ad un prezzo inferiore di delle altre che costano di più. Mi sono persa un attimo il filo del discorso. Comunque, questi ombretti non sono per niente polverosi. Me li sarei aspettati completamente diversi. Ho detto, vabbè, magari qui li prendo, la cialdina si sbriciola completamente e quando li applico avrò un quintale di fallout sul mio zigomo. Assolutamente no. La cialdina si sbriciola leggermente, ma non più di un normale ombretto. Cioè, il quantitativo di polvere che diciamo si sgretola dalla cialdina è esattamente quello di un qualsiasi altro ombretto, anche a prezzi molto più alti. Quando li applicate il fallout è zero, cioè non c'è fallout. Ovviamente dovete avere la precauzione di prendere poco ombretto alla volta e battere via il pennello, ma questo non è che dovete farlo con questa palette, dovete farlo in generale con tutti quanti gli ombretti. Se prendete tantissimo ombretto e andate direttamente così, è normale che l'eccesso che non si aggrappa bene al pennello e non si trasferisce sulla pelle, cadrà sul vostro zigomo. Per me è una palette assolutamente promossa, davvero davvero carina. Se avete la possibilità, prendetela. Vi ripeto, il prezzo è bassissimo, la qualità secondo me è bellissima. Non so dirvi se sia un esatto dupe della Naked Heat, però sicuramente se vi piacciono dei colori caldi su questo genere, insomma, credo che sia davvero una palette molto molto carina. Come al solito fateci sapere se l'avete provata, come vi siete trovati, quali sono le vostre impressioni, se pensavate di prenderla. Insomma, lasciateci un commentino qui sotto facendoci sapere che cosa ne pensate, così possiamo condividere tra di noi i nostri pensieri. Se il video vi è piaciuto, spolliciate o iscrivetevi al canale, aiutatemi a far crescere questo canale condividendo anche il video con i vostri amici. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!